Ecco intanto che c'è l'arresto, mi pare, di Martini, no? Sembra Martini. Sì. Stava bene. Era in ottima posizione. Era dietro a Moreno a 3 secondi. Per l'esattezza era appunto decimo. Sì, attenzione che rivediamo intanto l'uscita velocissima e fortunatamente senza urto di Martini. Molto bene, era un'uscita pericolosissima per l'elevatissima velocità, ma per fortuna è riuscito a evitare sia il guard drive sia... È quel punto che tu dici che raggiungono i 3,30, poi avrà frenato, ma sarà sempre stato oltre abbondanti 220-230. Zermiani. Sì, abbiamo Martini, brutta quell'uscita. Ma ho avuto un problema al motore, perdevo dell'olio e mi è andato sulle gomme e quando sono arrivato in frenata la macchina mai partita, non sono riuscito a controllarlo, però ormai la mia gara era già finita, peccato perché stavo andando bene. Infatti eri sul decimo posto, mi pare che era più o meno la posizione di questi giorni, no? Sì, stavo mantenendo la mia posizione, davanti a me non andavano molto più forti di me, quindi stavo anche risparmiando molto le gomme. Purtroppo è andata così. Ecco, dico a Forghieri, queste cuffie servono nel senso che se volete porre delle domande potete farlo, Io penso che Martini abbia esaurientemente risposto al motivo del suo testacoda. Si poteva pensare che fosse solamente arrivato lungo, invece con l'olio sulle gomme è stato bravo a controllare la macchina senza grossi danni, direi. Quindi... Ma più che altro sono stato fortunato. Vabbè, mettiamola così. Se ci fossi stato io probabilmente avrei preso il sottopasso.